Colleghi, benvenuti, conferenza stampa Giuseppe Loiato, il capitano è pronto a rispondere alle vostre domande. Cominciamo con Michele Favallosi di Nautic. Io prima delle domande volevo farti i complimenti per la tua professionalità, per la tua pazienza, per la tua determinazione e per aver saputo aspettare il momento opportuno. Perché tra le tante cose, tra il fatto che tu non abbia neanche giocato moltissimo, in pochi ricordano che tu eri nella lista che in caso di recupero di Hobby saresti dovuto uscire. Quindi ti chiedo, in virtù di tutto quello che ho detto, come sei riuscito comunque a mantenere altissima la concentrazione, la determinazione e soprattutto continuando a fare gruppo all'interno anche dello spogliatoio. Sì, ti ringrazio per i complimenti. Diciamo che questa è la parte più difficile del nostro lavoro, quella di stare sempre sul pezzo, di non mollare mai, a prescindere se uno gioca o non gioca. E dico la verità, è stata dura, perché per un giocatore non giocare anche inconsciamente ti demoralizza, quindi ti abbatte, però la bravura sta nello stare sempre sul pezzo, nell'essere sempre concentrato, stare sempre a disposizione dell'allenatore, perché lo sappiamo benissimo che la possibilità ce l'abbiamo tutti, quindi dobbiamo essere bravi ad approfittarne quando ci viene data. Quindi la mia bravura è stata quella di non mollare mai, di crederci sempre, anche sapendo che, diciamo, che ero mezzo in uscita, però effettivamente a me non mi aveva mai detto nulla nessuno, quindi ho continuato a stare lì, ad allenarmi, a fare il professionista, e quindi è stata questa la forza. Franco Pellicano, i complimenti di Michele si erano prima uniti sia all'allenatore in sala stampa che uno dei tuoi compagni di squadra che è venuto in sala stampa. Hanno soprattutto accentuato la maniera in cui tu aiuti i compagni durante l'allenamento, la maniera in cui ti alleni al 100%, e quindi questo ti ha consentito anche di farti trovare pronto. Non vorrei cadere in errore, però con Inzaghi è la prima partita da titolare, hai dovuto aspettare 30 giornate per giocare da titolare, se non mi sbaglio, perché prima avevi fatto sempre dei subentri. Sì, sì. Quest'anno è la prima partita da titolare. Sì, è stata la prima partita, sì, era da Brescia dell'anno scorso che non ne facevo una. Con Lecce, quando abbiamo vinto in casa al Granillo non giocavi alla partita con Lecce. No, col Brescia, l'ultima giornata dell'anno scorso, l'ultima giornata di campionato. Sì, era la prima partita dal primo minuto. Ringrazio i compagni e il mister per i complimenti, però come ho detto prima L'essere un giocatore completo, l'essere un professionista sta proprio in queste cose qui, e cercare di dare sempre il massimo, a prescindere se uno gioca o non gioca, tenere tutti sul pezzo, anche perché sì, esatto, a livello mentale non è facile, perché poi, come ho detto prima, inconsciamente uno molla un pochettino, si rilassa, tende a rilassarsi, però questo non deve accadere, non deve accadere a me, non deve accadere a nessun calciatore, perché la possibilità prima o poi arriva a tutti, quindi bisogna farsi trovare pronti e coglierla, perché è importante. Poi soprattutto per questo finale di stagione c'è bisogno di tutti, perché sono partite ravvicinate e bisogna fare un grande finale, quindi abbiamo bisogno davvero di tutti i ragazzi, di tutti i calciatori rossi. Consolatoci Ciustro, e tu guarda le sportive. Io volevo fare un passo indietro e fare più un discorso generale di squadra relativo al post Regina Cagliari. Sarei curioso, nei limiti del possibile ovviamente, di sapere cosa vi ha detto il mister dopo quel tonfo interno, cosa in generale si respirava nell'ambiente e cosa poi vi ha dato ha fatto scattare quella scintilla per resettare tutto e ripartire. Sì, è stata una bella batosta, e perdere così fa male, soprattutto perché venivamo anche da un periodo negativo. Per noi calciatori la testa fa tanto, quindi eravamo entrati in un tunnel che difficilmente ne vieni fuori. Poi siamo stati bravi a ricompartarci, a fare gruppo,
a sapere ognuno di noi quello che stava dando e a sapere di dover dare di più, anche se il 100% non bastava, dovevamo dare anche quell'1% dato da tutti, avrebbe fatto la differenza. Quindi siamo stati bravi a ricompartarci, a ripartire forte dopo quella bruttissima prestazione. Andrea Baccellieri, Pianeta 6. Buonasera, intanto volevo farle complimenti anch'io per la prestazione di lunedì contro il Venezia. Proprio ritornando a ciò, quanto è importante in questo momento la sua leadership all'interno dello spogliatoio e soprattutto a livello mentale, quanto sta dando alla squadra? Sì, è importante, però posso garantire che questo gruppo ha veramente tanti, tanti leader in squadra, quindi è importante l'aspetto mentale di tutti, perché ognuno di noi deve dare un contributo per il compagno e questa è la nostra forza. Per fortuna siamo un gruppo abbastanza esperto, ci sono giocatori di grande spessore, quindi è più agevolato il nostro compito. Quello che posso fare io, quello che ho potuto fare in questo periodo qui è soprattutto a livello mentale cercare di dare una mano negli allenamenti all'interno dello spogliatoio. Per quello che potevo fare ho cercato di impegnarmi al massimo. Adesso ho avuto l'opportunità e sono stato bravo a coglierla, quindi speriamo di riuscire di contribuire per questo finale di stagione a fare cose importanti. Rino Tebbala, Quotidiano del Sud. Diciamo che Reggio non ha avuto mai dubbi sulle tue qualità, sei arrivato con ottime credenziali, le hai mantenute fino in fondo. Tu che hai vissuto all'interno lo stato d'animo di tutta la squadra durante quel periodo nero, cosa hai notato, cosa vi siete detti, che cosa è successo, vi siete spiegati il perché di quelle prestazioni e hai pensato di poter finalmente tornare a giocare visto che avresti potuto dare prima una mano d'aiuto a tutti? Il motivo vero e proprio non lo so nemmeno io, perché se l'avessi saputo avrei cercato di limarlo prima, quindi non c'è un motivo specifico, però sicuramente sarà stato un aspetto mentale, perché quando inizi a perdere 2-3 partite di fila poi la palla inizia a scottare, le pressioni iniziano a sentirsi di più e quindi c'è subentrata un blocco mentale, una paura mentale. Però come ho detto prima siamo stati bravi ad uscirne da vera squadra, uscirne forti, e quindi questo fa ancora più piacere, perché adesso ci possiamo giocare questo finale di stagione alla grande, più consapevoli e più forti di prima. A proposito di leader e di calciatori esperti, ci proiettiamo subito a quella che è la partita di dopodomani, perché si gioca con una squadra ferita, una squadra che comunque ha dei giocatori molto forti in organico, che ha avuto un sacco di problemi ultimi, insomma sapete bene il tipo di clima che andrete a trovare, e quindi pur essendo usciti da quel periodo è forse ora il momento più opportuno per continuare, no? Su quella strada. Come si affrontano partite del genere sapendo quello che andremo a trovare lì? Assolutamente sì, adesso dobbiamo spingere sull'acceleratore, non abbiamo fatto nulla fino ad ora, quindi bisogna continuare a dare il massimo, a fare bene, soprattutto sapendo che di fronte abbiamo una squadra che si gioca tutto, si gioca l'intera stagione, quindi butterà l'anima per quella partita. Noi dobbiamo fare la nostra partita sempre concentrati, sempre attenti, così come abbiamo fatto queste ultime due gare. Dobbiamo sapere che di fronte abbiamo una signora squadra con giocatori esperti e quindi affrontarla al 100%. Franco Pellicano. Diciamo che infortuni, squalifiche, qualche flessione di rendimento hanno obbligato il tecnico a cambiare modulo. Probabilmente andrete avanti così anche a Benevento o pensi che si ritornerà all'antico? Questo non lo so, perché questo è un compito del mister, sceglierà lui qual è il modulo più adatto per questo finale di stagione, però sicuramente abbiamo trovato più compattezza giocando così, perché diciamo che in fase difensiva difendiamo a 5 più il vertice basso, quindi siamo più coperti da quel punto di vista. Abbiamo fatto anche un inizio di stagione strepitoso col 4-3-3, quindi non so cosa voglia fare il mister, se continuare con questo modulo o tornare al 4-3-3. Consolato Ciccio.
Una riflessione sul modo diverso in cui si vince, soprattutto in Serie B e paragonando il girone d'andata al girone di ritorno. Nel calcio conta vincere, conta il risultato, a prescindere da come. Però nel girone d'andata, appunto, come si diceva, col 4-3-3 c'era anche un bel gioco spumeggiante, la squadra aveva gamba, benzina. In questo girone di ritorno si sta vincendo in maniera molto più sporca, cattiva. Probabilmente soprattutto il Perugia fa giocare male gli avversari, quindi poi è uscita anche quella partita lì perché la Regina ha deciso di mettersi sullo stesso livello, no, delle squadre di Castori. Però si vince in maniera diversa, se anche voi avete notato che poi alla fine nel rush finale conta essere pratici e poco belli anche. Sì, è una cosa che abbiamo notato in molti, però anche all'andata, giocando bene, si sono perse partite, quindi in questo momento della stagione è importante vincere, è importante fare risultato, quindi anche essendo meno belli e portare a casa il risultato va bene comunque. Poi tanto dipende anche dall'avversario in cui affronti, quindi ci sono squadre che ti permettono di giocare in un determinato modo e altre che si chiudono e quindi ti viene più complicato cercare di imporre il gioco, quindi ti devi adattare al tipo di partita che è, come lo è stato col Perugia e come lo è stato anche la scorsa partita. Siamo stati poco belli, però siamo stati belli compatti e ce l'abbiamo messa fino alla fine, abbiamo portato a casa un risultato importantissimo. Speri di essere confermato in questo 5-3-2 fino alla fine della stagione? Non ti faccio la domanda. Questo non lo so, però quello che davvero ci tengo è che essere importante non solo all'interno dello spogliatoio, all'interno del gruppo, essere importante anche in campo, quindi a prescindere se parto dall'inizio o se subentro a partita in corso, però quello che ci tengo è a far bene da qui alla fine della stagione, a servire, a essere utile per la causa. Ti ho rifatto la domanda senza togliere niente a nessuno, perché è difficile fare le scelte. Sì, anche perché abbiamo una rosa fatta veramente di doppi ruoli, doppi titolari in tutti i ruoli, quindi c'è il mister sotto questo punto di vista ha anche difficoltà nel scegliere chi deve mandare in campo, quindi per fortuna abbiamo una rosa importante, quindi questo per noi è pure un vantaggio. L'ultima di Controllo Ciccio. Una domanda che un po' si è fatta a tutti quest'anno, tornando indietro a quest'estate, anche tu che l'hai vissuta con i problemi, il rischio di scomparire, la nuova proprietà, poi l'arrivo di Inzaghi, se ti avessero detto a agosto la Regina, poi a aprile, a fine aprile lotterà per i playoff, ci avresti creduto oppure si faceva fatica in quel momento? Sì, si faceva fatica perché comunque era una squadra nuova con tanti giocatori nuovi, una società nuova che aveva ha un progetto triennale, quindi ognuno di noi non pensava di essere a questo punto della stagione dove siamo. Poi pian piano, man mano che le partite andavano avanti, man mano che il gruppo si amalgamava sempre di più, ci siamo resi conto di essere una buona squadra, di essere forti, e quindi sicuramente cercheremo di lottare fino alla fine, cercheremo di raggiungere un obiettivo importante fino alla fine della stagione, poi vedremo. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.